E per le nostre interviste... Perché golf? Perché no? Marcello Tosetti, soprannominato il Marci. Cosa fai nella vita? Sono ingegnere informatico e lavoro in banca. Da quanto giochi a golf? Allora, ho incominciato quando avevo 14 anni perché mio padre era un golfista. Ho giocato per un paio d'anni, ho preso l'handicap e ho ricominciato 3 anni fa. Livello di gioco? Sono handicap 16,1. Quando giocavi da piccolo avevi preso l'handicap? Avevo preso l'handicap quando ancora era 28. Sì. E mi sembra che ero sceso di un paio di colpi, insomma. Mai fatto attività giovanile, gare giovanili? No. E quello è il motivo per cui non hai continuato. Se no, ma non avevo amichetti con cui giocare. Il dove problema giocavi? È quello. A Cremona, a Magnanello, non mi ricordo. C'era un piccolo campo pratica, 9 buche, solo par 3, non mi ricordo il nome, sinceramente. Che differenza c'è, secondo te, tra il golf a 14 anni e il golf adesso? Allora, a 14 anni non ci pensavi. Adesso ogni colpo è una fatica, pensi al maestro che ti ha detto fai così, fai così, e prima era tutto molto più naturale. Però quando ho ricominciato dopo 20 anni, lo swing era abbastanza naturale, quindi mi ha facilitato. Il primo anno ho vinto un sacco di gare. Era facile. Come hai scoperto il golf e come hai cominciato? Mio papà era abbastanza malato di mente di golf e quindi anche come scusa con mia madre, devo portare il Marcellino, e quindi infatti tutti i suoi amici di golf mi chiamano Marcellino. Ancora adesso quando andiamo a giocare, che hanno 70 anni loro e io 40, sono Marcellino per loro. Marcellino di 1,90 più o meno. Cosa pensavi del gioco del golf prima di giocare, quindi a 14 anni, e cosa invece ne pensi adesso? Cosa l'hai pensato anche in mezzo? In mezzo. Nella parte centrale, perché esatto. Non hai continuato prima? Allora, da ragazzo, sinceramente non mi ricordo cosa ne pensavo prima di giocarci. Poi dopo ho smesso perché non ho trovato, diciamo, amici della mia età, erano tutti... Poi a Cremona non era molto diffuso 20 anni fa il golf, quindi era molto di elite, ecco. Poi dopo ho smesso quindi per questo motivo, ho ricominciato perché... Sinceramente, dopo aver giocato a pallavolo, quindi a sport che fisicamente erano impegnativi, sono andato su uno sport un po' meno impegnativo fisicamente, però essendo ingegnere poi ho la sfida, il miglioramento, anche la strategia è una cosa che mi piace molto nello sport, e il golf mette tutto insieme, e anche fisicamente comunque devo dire che è impegnativo. Faccio un collegamento tra ingegneria e golf. Allora... Quando c'è da risolvere un problema bisogna trovare molte strategie diverse, tecnologie diverse, soprattutto nel campo informatico è molto vario, quindi puoi fare la stessa cosa in tanti modi. E una buca del golf anche è molto simile, nel senso che puoi approcciarla in modi diversi, rischiando magari un po' di più, prendendo strategie un po' invece più difensive, quindi è molto molto simile. Quali sono le 3 cose più importanti per poter giocare a golf? Allora, lavorando, il tempo secondo me è la cosa essenziale, perché purtroppo riesco a dedicare poco tempo, un paio d'ore magari infrasettimanali, e poi o il sabato o la domenica, perché sennò il mio capo del weekend, cioè mia moglie, insomma, dovendo occupare tutta la giornata è abbastanza impegnativo. Quindi il tempo, sicuramente la pazienza. Perché poi da ingegnere alcune volte non capisco perché se sono capace di fare quel colpo 10 volte mi viene e poi 5 faccio delle grandi rattonate, quindi questo mi fa impazzire. Poi il mio maestro non è che, insomma, mi deve aiutare un po' di più in questo, no scherzo. E poi un po' di spensieratezza, nel senso che spesso ci si ragiona troppo sul colpo, anche sul putt lo vedi 1000 volte, invece alcune volte è un po', forse un po' più distinto, e spensieratezza servirebbe. Raccontaci il tuo ricordo golfistico più bello. Questo me lo ricordo perché un mesetto fa, agosto, ho fatto alla buca 17 di Crema, che è il mio circolo, un drive a sorpassare tutto il lago che ha volato circa 220 metri e ne ha fatti 260, quindi
fantastico. Valeva la giornata. Poi ho sbagliato l'approccio, quindi ho buttato via la buca, però il driver era... il driver è un gran colpo. Che cos'è per te il golf? Il golf è una bella passione, è uno sport, una sfida con me stesso soprattutto, e è un bel modo per passare il tempo libero, ecco. Grazie mille e ci sta! Ci sta.